Benvenuti ragazzi ancora una volta qui sul mio canale, ma soprattutto benvenuti alla Supercoppa Europea tra CSKA di Mosca e Inter. Come potete vedere ho deciso di iniziare questa partita che ho appena finito di simulare partendo dalle statistiche, perché così vi potete rendere conto prima di vedere la partita se fanno fede o meno a quello che il campo dimostra. Partiamo da una breve introduzione che vi farò prima di lasciarvi ai gol della partita, e comunque vi darò un'ampia sintesi. È stata una partita molto complicata, soprattutto nella prima metà, perché come potete vedere eravamo sotto 1-0 al 45esimo e fortunatamente, perché in queste cose non sono ancora molto, molto alla mano, ho dato delle istruzioni nell'intervallo molto ma molto convincenti, visto che la squadra è uscita e ha fatto 4 gol. In poche parole non posso dirlo meglio. E soprattutto poi successivamente anche, mi sembra, D'Ambrosio, non mi ricordo, nelle notizie era saltato fuori che avevo elogiato lo spirito e la carica che avevo infuso a loro durante la pausa del primo tempo. Comunque, queste sono le statistiche: 10 tiri in porta CSKA, 23 Inter, 7 CSKA, 10 Inter in porta. Siamo stati molto fallosi, il triplo, e il possesso è stato loro. Ma ora andiamo a vedere un po' più nel dettaglio che cosa è successo in questa Supercoppa Europea. Prego. Ok, partita, primi minuti subito e CSKA che incomincia a bucare la difesa dell'Inter da destra con Musà. Poi ripartiamo, Cerci, Bertolacci per Mata, titolare al posto di Kovacic infortunato. Antonelli sulla sinistra, spinge molto. Mata ancora lui, Bonaventura si allarga, la mette in mezzo, fuori, Amat. Ancora Antonelli, non ci arriva per un pelo Gabbiadini che manca l'appuntamento con il gol. Antonelli, Bertolacci, ancora Antonelli, in mezzo Gabbiadini, Mata, e si divora l'1-0. Non inizia molto bene qui Mata, che poteva subito portare in vantaggio quest'Inter, che ora riparte. Con Mata, Bertolacci, filtrante, no, torna indietro da Jorginho, Mata, limite dell'area. Tiro insidioso, ma Kinfejev c'è. Andanovic spara lunga su Cerci. Jorginho anticipato. Guskov ancora lui. Salta due, niente da fare. Tiraccio, l'ha fatto tutto bene. E ora ancora Andanovic che spazza ancora. Ranocchia, anticipato da Nancy. Dumbia, De Jong, Siem De Jong. Guskov. D'Ambrosio in due tempi riesce a portargli via il pallone. Cerci, accelera Cerci. Ancora lui, allarga per Bonaventura, niente, Musa lo ferma. Dumbia, Nesid, ancora Dumbia, questa volta per Musa, attenzione, Musa salta in velocità Antonelli e se ne va. Musa, cross dal fondo, Nesid, pasticcio della difesa dell'Inter e 1-0 CSKA. In compressione Jorginho, Belushi, Andanovic e Nesid ne approfitta. Questa è sfortuna da parte dei nerazzurri. Guskov, riparte il CSKA che vuole forse chiuderla subito. Ancora Nesid, ci prova questa volta Andanovic, però comoda per lui. Ancora CSKA che ha il dominio assoluto in questa prima frazione di gioco. Antonelli da sinistra, Bonaventura, Bertolacci, va per Mata, Mata, ancora Bonaventura, si lavora molto sul fronte sinistro dell'Inter, Bonaventura, ancora lui, tiraccio. Niente da fare per il momento, Gabbiadini, punizione da tre quarti, in mezzo a Kinfejev, esce bene, anticipa Jack Bonaventura. Inter brutta in questi primi 45 minuti, D'Ambrosio, no, Ranocchia, D'Ambrosio, Jorginho, Bertolacci, Mata. Bello il fraseggio dell'Inter, qua rischia con un passaggio in orizzontale, Mata. Bertolacci, Gabbiadini, tiro che impegna non poco Kinfejev che regala un angolo. Cerci dal corner, Bertolacci, Belushi, niente, spazza Dumbia. Ancora Cerci, la mette in mezzo Dumbia, ancora lui,
Siamo entrati nel secondo tempo intanto. E ora D'Ambrosio. Zuculini è entrato a sostituire Jorginho dopo i primi 45 minuti. Serviva un po' più di potenza e prestanza fisica in mezzo al campo e cattiveria. Ma attenzione Cerci, salta uno, tiro, è incredibile. Questo è veramente un gran gol da parte di Alessio Cerci. Saltato un avversario in velocità e poi ha tirato una mina. Ma attenzione, ancora Cerci, palla al piede, Bertolacci si guarda attorno, trova Zuculini, Zuculini, Bellusci, allarga per Antonelli, passaggio che sembrava lento, ma attenzione Antonelli, Buonaventura, salta il suo diretto marcatore, Buonaventura, rete, palo interno, gol. Buonaventura Cerci, questo è la doppietta che in 4 minuti porta avanti l'Inter. Zuculini non ci arriva su questa palla e ora Dumbia fa correre Guskov, che ci arriva, salta un uomo, entra in area di rigore, Sauna, niente da fare, uscita così così. Ma attenzione Cerci, stoppa bene, guadagna la sua fascia e sbaglia il passaggio, uccida Bertolacci, Buonaventura, Gabbiadini, Bertolacci, Buonaventura, Antonelli pronto al cross, Gabbiadini, Buonaventura, e altro palo gol per lui. Ottimo, ottimo, ottimo devo dire. Doppietta per Giacomo Buonaventura, anche questo. Sempre un'azione che arriva da sinistra. Zagujev prova a girarsi, ce la fa, De Jong, miracolo di Handanovic questa volta che si mostra molto reattivo. Helm, Mata spazza via di testa, incredibile. Sauna, Zagujev, Helm, azione fuori gioco di Zagujev, Shenikov, Sauna, Shenikov, Berezuski, detto per Akinfeev che sbaglia il passaggio e Gabbiadini non approfitta di questo regalo. Azione, punizione, Handanovic esce bene. Ok, non deconcentriamoci ragazzi, non deconcentriamoci. Attenzione Helm, fraseggio questa volta del CSKA che però sbaglia l'ultimo passaggio. Buonaventura fa correre Gabbiadini, salta l'uomo Gabbiadini, tiro brutto, brutto questo tiro del Gabbiadini. Attenzione Antonelli, anticipa bene Buonaventura, Antonelli, siamo sempre lì, Bertolacci per Antonelli, Balanta appena entrato, Antonelli, Mata, Antonelli non ci arriva e forse niente contropiede. Attenzione, uccida Guskov, si gioca molto da questo lato di campo ma Guskov va via. Attenzione, ancora palla al piede, sta dando abbastanza problemi assieme a Musa. Attenzione ora Zagojev dall'elevato posto, De Jong, bello, questo è un gran gol, 3-2 Inter ancora però. Ora bisognerà stare attenti, 10 minuti alla fine, 10 minuti e siamo avanti di un gol. Attenzione Zagojev, De Jong, provano a prendere il pareggio, niente, si torna indietro, Helm proverà ad allargare, è così, Guskov, siamo sempre lì, Guskov la mette in mezzo, Handanovic questa volta prima di tutti. E ora spazza lungo, Cerci che ci arriva, Bertolacci, Gabbiadini, può ripartire l'Inter, si distende, Mata, Bertolacci, Buonaventura, ancora Buonaventura, Gabbiadini fuori, quest'oggi non c'entra lo specchio di una della porta. Cerci, corner, Juan Jesus sponda e Balanta, secondo gol con la maglia dell'Inter in seconda presenza ufficiale, bellissimo questo, attenzione ancora angolo, De Jong spazza questa volta, 4-2 Inter comunque. E ora la partita è finita ragazzi, la Supercoppa Europea va in mano all'Inter. Perfetto ragazzi, io vi ho fatto vedere la sintesi con le statistiche e anche il risultato finale ad inizio partita. Queste sono state le azioni, quelle che ho visto anch'io quando l'ho simulata perché ho messo telecronaca estesa, quindi voi avete visto le stesse azioni in meno tempo di quel che ho visto io. Non sono riuscito a farla in diretta perché non mi andava in quel momento il software per acquisire il video, mi dava problemi e crashava il gioco e quindi l'ho fatto in un secondo momento che evidentemente non era aggiornata. Comunque,
Questo è quanto. Supercoppa italiana in bacheca, Supercoppa europea in bacheca e ora simulerò a grande velocità il campionato e non escludo, sempre se non sia già finito il mercato. Comunque, niente, massimo se avrò ancora tempo per fare un colpo, non mi ricordo se chiude il 31 o è già chiuso, proverò a fare un ultimo colpo. Ci proviamo. Per oggi è tutto, avete visto la partita, quindi aspetto con ansia le vostre opinioni. Come al solito vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo col prossimo aggiornamento, ciao!